arrivato al bivacco di Ravasutti, ho detto ce la provo, perché in questa stagione è un po' un casino, insomma è comunque sempre un'alpinistica, però ci sono arrivato. Bisogna stare molto attenti, c'è ancora molta neve, tante valanghe, bisogna girarci bene attorno. Eccoci qua, qua il bivacco è questo qua, quello classico a siluro, famoso direi, stupendo, in una zona pazzesca del Monte Bianco. Adesso perché sono dietro non si vedono, è ancora bello sotto, anche il gradino qua. Non si vedono bene i ghiacciai di là, poi si vedranno dall'altra parte. Adesso provo a entrare. Cioè, ero già entrato nell'anticamera. Infatti ho messo qua le mie cose. E ok, ho tolto tutto, sì. Tamponi, scarpe, perché non bisogna avere niente. È bellissimo dentro. C'è anche il computer. Mamma mia, spettacolo. Aspetta, mi tolgo bene le scarpe, perché qua è lussuoso, eh. Pazzesco. Allora, qua c'è il computer, con le cuffie. Tutte chiamate di emergenza o cose varie. Qua c'è la cucina elettrica, perché c'è i pannelli. Qua c'è una vista incredibile. E questa è la zona giorno, no? Con i tavoli così. Di qua c'è la zona notte, favolosa. Qualche giorno dovrò venire qua a dormire. Ci ho messo 3 ore per arrivare. Davano 4 ore, ma in 3 ore, anche se sono ancora in stagione un po' presto, sono riuscito a salire. Ma effettivamente ce ne vogliono 4. Cioè, sono stato sparato, ma è veramente tosta salire. Qua c'è tutta la zona notte con le cucce. E la figata è che di qua poi c'è il balcone dall'altra parte. Sembra di essere in una nave, ecco, sì, tipo sottomarino. Adesso qua è chiuso, ok. Ah, ecco, è qua. Ecco, là ci sono i fotovoltaici. E qua c'è qua il ghiacciaio, quelli sono i Grand Jurass. E qua tutti i ghiacciai dietro. Adesso da qua non si vedono bene, ma poi salendo le avevo visti, là ci sono delle seraccate da paura. Là c'è la Tetén Tradasso che avevo fatto, in sci alpinistica, c'è il Bonatti, il Valone del Malatrà, eccetera eccetera. Là sotto c'è la Val Ferret, eccola là. Stupendo, sto bivacco è veramente tecnologico. Bello, vai, mi mangio qualcosa e poi torno giù subito. Perché fa caldo e non vorrei trovarmi la neve molle, troppo molle. Ecco, mi lascio il Gervasutti alle spalle e ora c'è da affrontare un primo tratto attrezzato. Non è il più difficile poi è giù. Comunque c'è questo qua, si va giù e devo raggiungere tutto quel nevaio. Là c'è lo svalangone, ma io ci giro attorno in fondo e poi devo raggiungere quelle pietraie là e quelle balze rocciose là in fondo. Giornata ancora bella, calda, anche qua in alto, per cui la neve sarà un po' smolla adesso. All'andata era durissima, quindi ha fatto rigore notturno, ma adesso è molle, mi sa. Mannaggia. Ecco, qua siamo a metà della parete. Lì c'è Gervasutti. Ecco qua, finita la parete. Ho calzato i ramponi. Adesso mi sparo prima al traverso, poi costeggio tutto lo slavinone, così sono un po' più sicuro. Ci giro dietro. Eccolo qua, da un po' più distante. Discesa qua. E giù di qua. Ok, ho fatto tutto il traverso. Qua è una zona un po' spostina, io sto vicino alle rocce giù di qua al volo da sto canale e poi devo girare a sinistra, aggiro la valanga e giro a sinistra, faccio la strada d'andata e mi devo a sto punto un pelino esposto, magari alle scariche, anche se cerco di stare ai bordi e sotto le rocce. Qua ci sono dei crepacci, bisogna un po' saltarli, lì è vuoto, quindi saltare. Là delle seraccate da paura, bellissime, stupende. Ecco qua dove è un po' pendente e crepacciato, quindi sto all'indietro, bello saldo, mi studio bene la via e si va giù. Ecco, così. E si scende giù di lì un po' di crepaccetti. Seraccate pazzesche, eh? Bello, proprio la cascata del ghiacciaio. Bel punto di osservazione. È veramente imponente. Stupendo. Allora, il bivacco si vede là sul costone. Adesso mi devo fare tutto giù di qua e arrivare fino a là sotto. E poi là dove sono quelle creste rocciose, poi là c'è l'altro tratto attrezzato. Là si vede il ruto. Ecco qua, mi faccio sto traverso qua in alto, che sono protetto dalle rocce. Poi affianco quel valangone immenso, gli giro attorno e devo raggiungere quei pendii là in fondo innevati. E là, ecco dove devo arrivare.
qui ho girato col valangone, poi vabbè. Wow, ghiacciaione là e qua. Tutto il resto là, il pendio che mi sono fatto. Adesso niente, raggiungo quelle rocce, ci taglio un po' in mezzo e pendio. E poi devo arrivare fin là, insomma. Ecco la zona bivacco. Quando ero là più nei pressi di quelle rocce là mi è venuto un cagotto, mi sono messo a correre perché all'inalto ha staccato, poca roba. Però insomma, anche se ero in zona sicura, ma me la sono filata via, ho fatto sto traverso. Boh, adesso qua inizia questa parte qua, insomma, devo raggiungere quelle zone erbose là in fondo, un po' su questa cresta, un po' nella neve, e devo raggiungerla. Poi da là c'è la parte attrezzata, la si vede bene, ormai la Valferrè da fare, devo fare tutto quel nevaglione fino quasi a quella strada là, e poi raggiungere la Valferrè e andare giù di là. La si vede grava salì, bene, tutto fa fino in fondo, quindi c'è ancora effettivamente un bel pezzettone. Però la parte un po' così esposta credo di essere lasciata dietro. Adesso c'è un po' la parte un po' incasinata, perché la parte attrezzata giù non è per niente banale. Giornata stupenda ancora. Questo è il primo pezzo tratto attrezzato che non è difficile, scalettato, c'è il canapone. Sì, e si va di qua. Invece quello che va, invece il primo pezzo, quello che adesso scendendo è l'ultimo, è un po' più tosto, Sì. Ecco qua, nell'ultimo tratto, più o meno, qui c'è il pezzo che ho fatto, qua c'è tutto sto canalino, bello dritto, tutto giù di là, poi dai nevai lì e poi giù. E poi devo beccare tutto quel nevaglione, attraversarlo e farlo tutto fino in fondo alla Valferrè là, dove si danno le casette e poi tutta la Valferrè. Vabbè, mi concentro qua e poi se ci arrivo vediamo giù. Allora, te entri adesso. Là si vede la testa Bernarda e la testa della Troche. Ecco qua, tratto attrezzato finito. Qui ci sono delle belle cascate. Comunque il tratto attrezzato è lì, dopo sto nevaio è tutto là. Adesso giù da queste creste, giù in quel canalino nevoso, tutto il coso nevoso fino al bosco. Quando arrivo al bosco, entro nel bosco e poi raggiungo la strada della Valferrè. Mi sono tolto il grosso. Qui delle belle bastinate rocciose. Vabbè, mi faccio tutto sto pezzo. Vediamo se con o senza ramponi. Qui questa frana si è mangiata via il sentiero, infatti il sentiero si ferma lì, andava tutto di qua, ma tutta sta imponente frana si è mangiata via tutto. All'andata avevo fatto tutto il canale nevoso, non me ne ero accorto, comunque adesso mi faccio tutto l'erboso qua, il canalino di sotto e raggiungo il nevaio e poi giù. Scendo un po' così, alla fine, senza ramponi, me la scivolo giù velocemente e cerco di guadagnare il bosco il più presto possibile, così bello scattante. Poi corsetta, anzi sono quasi arrivato al bosco della Valferrè, direi che qua ormai sono già in zone un po' più tranquille, sono quasi. Ecco qua, là si vede tutte le seraccate e il ghiacciaio che scendono, il bivacco da qua non si vede, è proprio sopra là in alto, su un costone roccioso, la via di salita è sulla destra. Tutte quelle pareti lì, c'è un canapone appunto e poi si fa tutto la semiluna e si arriva là. Qua ci sono le Grand Jorass, là c'è il bosco che devo raggiungere e quelle casette, poi c'è tutta la Valferrè che si percorre. Là in fondo si vede bene il Berio Blanc, quella lì è la testa Bernarda e Tete Entre del Sole, quella là dietro. Lassù ci sarà il Bonatti da qualche parte e di là c'è il rifugio Elena. Vabbè, direi che è stata una bellissima salita, stupenda, bella veramente, abbastanza impegnativa, non troppo, è chiaro in questo periodo c'è ancora tanta neve ed è molto più incasinata, secondo me però in piena estate, in autunno è più tranquilla. Ho scoperto anche qua di essere il primo ad essere arrivato quest'anno su, le ultime salite risalgono ad ottobre dell'anno scorso e poi il primo io qua, ma in effetti su c'è ancora tanta neve ed è piuttosto incasinato. Questo periodo, secondo me, già da fine giugno, primi di luglio in poi, si può fare bene. Piacerebbe andarci su a dormire, magari, chissà, quest'autunno. Una dormita su ce la faccio, tanto la strada la conosco bene ormai. Direi che la mia giornata continua, ma la gita documentata finisce qua. Ciao!